Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Io sono Annalisa e oggi sono qui per parlarvi delle mie prime impressioni riguardo due volumi manga usciti recentemente. Il primo è Ariadne in the Blue Sky e il secondo è Astro Lost in Space. Allora, direi di iniziare da Ariadne, appunto. Allora, vi do una breve introduzione sulla trama. Lesiel è il protagonista del fumetto e appunto vive in mezzo alle montagne in un posto sperduto insieme alle sue due sorelle gemelle e a quello che lui chiama il vecchio. Un giorno, mentre è a ricognizione e sta controllando delle trappole, appunto nel bosco, incontra una strana ragazza con degli stivali di metallo molto pesanti che scopre essere la principessa di appunto una delle sette isole volanti che circondano la Terra. Che sono isole che attualmente sono considerate leggenda, ma che effettivamente esistono. La ragazza è scesa sulla Terra per intraprendere un viaggio alla scoperta di quello che è il mondo, prima di sposare un uomo che proviene da una delle altre sette isole volanti, appunto, presenti nel mondo. Quello che ci viene presentato sin dalla prima pagina è un mondo molto strano, molto diverso da quello che conosciamo. È un mondo abitato da creature animalesche e da diverse razze, che sono appunto razze miste tra animali ed umani. Inoltre, appunto, il mondo in cui vive Lesiel e in cui vivono gli altri personaggi di questo fumetto è un mondo che ha appena affrontato una guerra che ritorna sempre come evento principale della maggior parte delle azioni che vengono compiute all'interno del fumetto. E questo è un elemento che secondo me ritornerà molto importante andando avanti con la storia e che è fondamentale per capire una delle caratteristiche principali del protagonista, cioè Lesiel. Per quanto riguarda il worldbuilding, molti elementi mi hanno ricordato un anime che ho visto di recente, cioè Somarito Mori no Kamisama, che appunto presenta una popolazione molto simile a quella che ci viene proposta all'interno del fumetto. Inoltre, alcune delle ambientazioni mi hanno ricordato Nevernight, soprattutto il deserto all'interno del quale a un certo punto si trovano i due protagonisti. Però appunto non so dirvi se l'autore si è effettivamente ispirato a queste opere o se appunto sono state queste opere ad ispirarsi a questo fumetto. Per quanto riguarda i personaggi, per ora sono poco caratterizzati e abbastanza immaturi nelle loro azioni e quelli che sono i loro tratti principali. Però appunto in questo primo volume non abbiamo un grande approfondimento psicologico che spero di trovare nei prossimi volumi. E appunto sono molto curiosa di vedere come i due cresceranno nei prossimi volumi e come il loro rapporto si evolverà, perché appunto è un rapporto che è da poco iniziato e che quindi non presenta delle caratteristiche specifiche che è ancora in evoluzione. Quindi sono molto curiosa di vedere quale sarà il rapporto che i due svilupperanno. Per quanto riguarda le tavole, i tratti sono molto semplici e mi sono piaciuti molto quelli utilizzati per il disegno dei protagonisti. Mi sono piaciuti un po' meno quelli utilizzati per le ambientazioni, ma appunto questo è il mio gusto personale. Vi cercherò di lasciare delle tavole qui accanto, così potete farvi un'idea di quello che è lo stile dell'autore. Però in linea generale l'ho trovato molto chiaro e poco confusionario, soprattutto nelle scene di guerra, che risultano appunto molto molto facili da seguire e appunto è un tratto che comunque non va ad intaccare quello che è il ritmo di lettura. Comunque, in linea generale, questo primo volume mi è interessato molto e mi è piaciuto molto, quindi penso che continuerò almeno con i prossimi due volumi per vedere come appunto si svilupperà la narrazione e vedere dove vuole arrivare l'autore. Più che altro perché è una serie molto lunga, attualmente conta 9 volumi, ma è ancora in corso. Quindi voglio capire dove l'autore vorrà andare a parare e rendermi conto se appunto sarà fattibile per me seguirla o meno. Però appunto per adesso mi sembra una serie molto interessante e conto di seguirla. Bene, adesso passiamo al secondo volume che è Astro Lost in Space, appunto di Kenta Shinohara. Questa è una serie composta da 5 volumi ed è attualmente completa sia in Italia che in Giappone. E appunto anche questa è edita da Star Comics e vi do un'idea della trama anche qui. Ci troviamo nel futuro e appunto 9 ragazzi sono stati selezionati per partecipare ad una gita scolastica su un altro pianeta. Solo che
arrivati su questo pianeta, per un fenomeno che nessuno riesce a comprendere, si ritrovano catapultati nel bel mezzo dello spazio, a moltissimi anni luce dalla Terra e con zero possibilità di riuscire a tornare o di contattare chi di dovere, appunto, quindi i loro insegnanti o comunque qualcuno che possa aiutarli. I 9 si ritroveranno su una navicella spaziale abbandonata e dovranno trovare un modo per tornare sulla Terra e per sopravvivere durante il viaggio. È un volume che mi è piaciuto molto, nonostante mi aspettassi di trovarlo molto scontato, cosa che non è successa. Sin dal primo momento c'è molta azione e questo mi è piaciuto molto perché, nonostante questo sia un volume introduttivo, va comunque ad entrare nel bel mezzo della narrazione e quindi non ci sono dei tempi morti, ma appunto abbiamo sin da subito degli sviluppi e dei colpi di scena. Attualmente non ci sono stati presentati tutti i personaggi perché appunto c'è un approfondimento maggiore riguardo alcuni dei personaggi, alcuni dei 9 appunto che si troveranno sulla navicella, però appunto voglio vedere se nei prossimi volumi avremo anche un approfondimento psicologico riguardo gli altri personaggi. Ho trovato un approfondimento psicologico ben fatto, nonostante appunto questo sia un primo volume di 5 e una serie molto breve, quindi non me lo aspettavo, ma appunto è fatto molto bene. Ci sono delle caratterizzazioni che mi sono piaciute molto e appunto ho trovato che questo primo volume sia stato gestito in maniera molto molto buona dall'autore. Quanto riguarda il world building, l'ho trovato molto interessante, soprattutto dal punto di vista dell'esplorazione dei diversi pianeti. Ci sono una serie di vegetazioni e una serie di animali che ci vengono presentati, ma che appunto né noi né i protagonisti del fumetto conoscono, e quindi è interessante scoprire insieme a loro di che cosa si tratta. E appunto è un elemento che mi è piaciuto molto. Altra cosa che mi è piaciuto molto sono gli approfondimenti riguardo non solo le tute, ma anche l'intero universo di quello che è il fumetto, che ci vengono fatti alla fine di ogni capitolo. È molto interessante perché appunto ci spiegano degli elementi che non rientrano all'interno della trama, o che comunque vi rientrano in maniera marginale e che non possono essere approfonditi all'interno della trama. Quindi le tute spaziali, in che maniera sono fatte, oppure le uniformi scolastiche o altri elementi appunto del sistema che stiamo andando a scoprire durante la lettura. Per quanto riguarda le tavole, ho trovato molto particolare la spaziatura all'interno delle tavole, ve la faccio vedere. Appunto, come vedete, ci sono dei margini che vengono lasciati in tutte le tavole, in tutte le pagine, e in alcune di esse viene fatto anche un gioco in cui appunto alcuni elementi vanno a fuoriuscire da quello che è il margine, come appunto vedete in questa tavola. Mi è piaciuto molto questo elemento, l'ho trovato molto particolare. Per quanto riguarda il tratto, l'ho trovato molto semplice, ma mi è piaciuto molto, soprattutto quello utilizzato per la rappresentazione dei personaggi, ma anche quello appunto delle ambientazioni. È un tratto non troppo marcato, ma neanche troppo appunto sbiadito, e trovo che sia perfetto per questo tipo di storia. Mi è piaciuto moltissimo e appunto rende la lettura molto più piacevole. Quindi, per quanto riguarda Astronauts in Space, sono sicura che continuerò la serie fino alla fine, perché appunto questo primo volume mi è piaciuto molto ed è stato anche introdotto un mistero che spero si svilupperà, cioè so si svilupperà all'interno dei prossimi volumi, e quindi non vedo l'ora di scoprire come andrà a finire. E appunto vi farò sapere cosa ne penso alla fine, e penso farò un video qui completo riguardo tutta la serie. E sono molto molto curiosa di sapere cosa succederà nei prossimi volumi e come si evolveranno i rapporti interpersonali all'interno del gruppo, perché appunto per ora ci sono stati solo introdotti in maniera molto molto appunto poco approfondita, però appunto penso diventerà molto interessante vedere come si evolverà la situazione all'interno di un contesto così ristretto che è quello della navicella spaziale. Bene, questo è tutto con il video di oggi, spero vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Fatemi sapere se avete letto una o entrambe delle serie di cui vi ho parlato oggi e appunto se vi stanno piacendo o meno, così appunto posso farmi anche un'idea riguardo le vostre opinioni e regolarmi di conseguenza riguardo i miei acquisti. E come sempre nell'info box vi lascio tutti i link ai miei social e il link di affiliazione Amazon, attraverso il quale, se voi acquistate appunto attraverso quel link, io ricevo una percentuale da Amazon per appunto acquistare libri e fumetti di cui parlarvi qui sul canale.
E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!